Buonasera signore e signori, buonasera a tutti e bentornati su Gwent, carissimi, perché oggi è una giornata molto 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 importante, ovvero sia è una giornata in cui è uscita l'espansione Way of the Witcher, ovvero sia una nuova era del gioco di carte di The Witcher, per l'appunto, dove sarà tutta completamente incentrata sulla creazione dei Witcher, sulla creazione di ciò che sono stati Witcher e su come... Diciamo, avere un mazzo tematico, ma Witcher finalmente, cazzo, cioè, sono anni che lo stiamo aspettando e finalmente lo abbiamo. Umbertino, grazie mille infinitamente per aver salvo. Troppo, troppo gentile. Decisamente troppo, troppo gentile. Ciao, bello. La 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 la. Grande. Allora, devo abbassare un po' l'audio perché è troppo 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 alto. Guarda, mi ha sbloccato un emoticon bellissimo, 2020 surprise. Non è che vorrei tanto surprise quest'anno, però va bene. Siamo 4, va. Anche 3. Sì. Applica modifiche e indietro. Oh. Come sta, caro? Io sto appena finendo ora di, come dire, le configurazioni di OBS, eccetera, per cui cosa c'è di meglio che non andare a sbustare, spacchettare una... Beh, un qualcosina... Madonna, che figata. Qualcosina legata appunto alla nuova espansione, che tra l'altro vedo che si può già comprare qualcosina con... le pepite, tra l'altro abbiamo un botto di pepite, un botto di carte, un bel po' di polvere meteoriche, eccetera. Quindi entriamo indietro un attimino. L'ansietta per giovedì. Posso ben capire, caro. Posso ben capire, ma... Madonna, che cazzo di figata sono queste illustrazioni in sto giro. Bellissime. Meravigliose. Allora, sono stati degli aggiornamenti sia sulle varie, come dire, altre annate, sia appunto su quelle carte basiche, visto che comunque la Way of the Witcher è andata rivoluzionaria, o comunque modificare leggermente qualcosina di tutte le carte Witcher o tutte le carte legate ai Witcher nate finora, state fatte finora, per cui molto carino, hanno fatto un po' di rebuild. È un po' di nerfing generico di cose. Hanno potenziato qualcos'altro che erano troppo leggero. Dai, caruccio, caruccio, caruccio. Tra l'altro possiamo sbloccare ben 5 nuovi... No, 6 nuovi capitani. Figata. Totale. Tra l'altro, quanto bello. Quanto bello lui. Elrond di Larvik. Il maestro della scuola dei grifoni. Il primo gran maestro della scuola dei grifoni. Appena arriva il PC nuovo, di sicuro mi scarico Gwent. Dai, che dobbiamo sfondarci di mazzate. Bellissimo. E come dicevamo qua, ci saranno, immagino, altre 3 espansioni, di cui una grossa, con capitani a suo seguito, e magari 2 piccoline legate a, semplicemente, quantità di carte aggiunte. Penso, molto probabilmente, vedendo lo spazio che ci rimane proprio qua. In mezzo ce ne andrà una, tipo questa qua, Way of the Witcher. E qua sotto altre 2 piccoline, piccoline. Che è carina come cosa. Hai visto lo spazio che c'è di lato? Abbiamo, diciamo, aggiornamenti previsti per anni, 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 anni. Molto bene. Molto bene, molto bene. E tra l'altro è stata modificata la modalità degli specchi mettendoci il draft, che è praticamente il classico draft che c'è su qualunque gioco di carte. Qui crei un mazzo bene o male casuale usando delle carte che ti capitano, scegliendo quella che potrebbe essere migliore tra quelle che ti sono proposte, molto semplicemente. E in base a quelle devi andare il più avanti possibile. Carina come cosa, dai. Mette un po' sullo stesso piano praticamente tutti i giocatori e vedi un po' chi sa giocare e chi no, teoricamente. Sono andato un pochino avanti anche col viaggio. Altro bellissima la storia di Azur, colui che creò i Witcher, visto che comunque la piaga dei mostri era abbastanza implacabile ai tempi. Figata totale. Bello, 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 bello. Un sacco di ottime ricompense, un sacco di chiavi. Spettacolo. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Ma prima di giocare, dicevamo, spacchettiamo. Spacchettiamo, spacchettiamo. Tra l'altro devo anche capire come mettere su OBS una cosa per vedere un po' le statistiche, tipo numero di visitatori, eccetera, della like. Non ho ancora capito come fare. Mi informerò.
Allora, non voglio comprare, ma voglio aprire. Da prima, giocare al mame con la tastiera mi uccide. Dovresti prenderti qualcosina, un controllerino che possa emulare, dai. O prenderti appunto un arcade stick, magari. O farlo, tanto visto che non costa né tanto, né è troppo complicato da configurare, effettivamente. Allora, offerta Way of the Witcher. Pronti? E andiamo. Che contiene oltretutto 25 barili Way of the Witcher Premium, quindi tutte carte animate. Il tavoliere laboratorio di Al'Zur, equipaggiabile subito dopo l'acquisto. Potevo farlo una settimana fa, però vabbè, sti cazzi. Al'Zur, cauto da naturale premium della prossima espansione, che potete avere subito dopo l'acquisto. Dorso mutaforma Way of the Witcher, carino. Potenziamento 10 livelli di Al'Zur, che in teoria questi me l'hanno già dati. Titolo bonus, il Witcher. Carino, molto carino. Posso usare il pad PS4? Ah beh, quello potrebbe essere già una bella soluzione. È che a me il pad PS4 mi fa male alle mani, nel senso è piccolino. Mi trovo molto più comodo con quello di Xbox, personalmente. Apri. Ah, tra l'altro questi dorsi sono bellissimi perché in base a... Appunto, dovrebbe essere in base alle carte che avremo. In base al tipo di mazzo che avremo, avremo il dorso diverso che muterà appunto da così al simbolino del Witcher o comunque del mutageno, eccetera, delle varie fazioni. Spettacolo. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Bellissimo. Allora mi fai vedere adesso? Apri merci, dai. Ma l'andrò a vedere dopo. Ah no, voglio prima vedere la carta. Dorsi sono meravigliosi. Tanto quelli, volendo, se ti interessano soltanto quelli lì, li puoi comprare a 10 euro. È un prezzo onesto, secondo me, visto che comunque sono qualcosa di animato, e danno anche 10 livelli con altrettante, una cinquantina di chiavi per progredire nell'albero delle abilità, delle ricompense. Non è malvagio, dai. Creazione del mazzo. Tra l'altro mi ero fatto un mazzetto l'altro giorno, carino ma migliorabile. Avevo fatto richiamare l'armonia 7 con Al'Zur, ma ora voglio fare sicuramente un mazzo Witcher, decisamente. Al'Zur, eccolo qua. Notate che giochi una carta incantesimo e evoca un'unità casuale con lo stesso costo di reclutamento di quella fila. Quindi ogni volta che giochiamo una carta incantesimo evoca un'unità casuale con lo stesso costo di reclutamento su questa fila. Beh, carino, molto carino. Contatore 3. Ah, quindi possiamo farlo 3 volte, va bene. Ribelle, raietto, cavaliere, perfino stregone, incredibile, vero? Caruccio, Caruccio. Ah, del buon Lorenzo Mastroianni addirittura l'illustrazione. Eh beh, molto figa. Che bello che sarebbe il prossimo Witcher se fosse incentrato magari sul passato, appunto sulla creazione di dei Witcher, con magari la scusa, che ne so, o di interpretare appunto magari Al'Zur, visto che comunque era uno stregone e puoi farlo vivere per secoli, letteralmente, o magari su un Witcher generico creato da Al'Zur. Potrebbe essere anche una cosa molto 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 carina. Vabbè, si vedrà quando si vedrà. Per cui, beh, apriamo. Yep, yep, yep. 25 barili, vai, vadi, vadi, Sior Emporio, vadi, vadi. Ah. Allora, evoluzione la madò. Organismo. Potenza di 4 unità alleate ottiene un effetto aggiuntivo in base alla categoria dell'unità. Evoca 3 droni sulla fila dell'unità potenziata. Ah, ok, quindi in base a la creatura che andiamo a potenziare ha un effetto diverso. Una bestia potenziata di 8 con unità, un ogroide fornisce 2 di armatura a tutti gli ogroidi della tua mano. Ah, carino. Il professor Malaspina aggiunse accidentalmente un ingrediente non previsto al composto X. Che bello. Ficata. Tra l'altro ho visto già che dovrebbero aver aggiunto un paio di nuovi effetti legati appunto al Witcher, come legati all'adrenalina, che sembra essere molto 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 caruccia come cosina. Per cui, adepto del grifone. Ora trasforma un Witcher alleato in una copia base di Adepto del Grifone. Vabbè, a scudo, per cui va bene. A Kaer Seren gli studenti
agli studenti viene concesso il lusso di scegliere la prova finale. Possono trovare e recuperare un uovo di grifone, oppure recitare a memoria tutto il Liber Tenebrarum. Con grande delusione del vecchio Keldar, nessuno ha mai scelto la seconda opzione. Belle, 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 belle. È una carta abbastanza onesta, un 4-4. Costo abbastanza decente, dai. Tra l'altro, un Witcher alleato in una coppia base di Adepto del Grifone probabilmente servirà per il fatto del dargli lo scudo, chiaramente, e per magari togliergli Maulus Fari? Immagino, eh. Armatura abbondante. Danneggia di due unità. Di due un'unità nemica. Evoca tre unità Witcher studenti sulla fila opposta e danneggia di uno e fornisce loro uno di armatura. Quindi tre carte da uno con un'armatura. Perché schivare quando puoi semplicemente incassare il colpo? Perché no, effettivamente. Oh, Idr, bello. Ordine Adrenalina 3. Consuma tutte le pedine di questa fila e ottiene un'immunità. Allora, adrenalina. L'abilità che si attiva se in mano non hai. Hai non oltre la quantità di carte specificate. Ah, carino. Qui se abbiamo tre carte in mano e basta, possiamo avere l'abilità Ordine, che consuma tutte le pedine con la fila per ottenere immunità. Caruccio, tra l'altro, questo è un mazzo mostri. Questo estensore qua, dando la possibilità appunto di poter evocare fuochi a profusione, potrebbe essere anche parecchio, 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 parecchio carino. Bella, mi piace. Carina. E ultima carta. Oh. Ma io vedo delle cose bellissime qua. Ma veramente delle cose bellissime. Fuga. Velo e prosperità. Presente di un'infezione ogni volta che metti in gioco un'unità con forza superiore. Essendo una 4, è anche abbastanza semplice. Relativamente semplice, dai. Mi piace un'unità di ottenere altri stati, quindi non può essere né avvelenata, né né aver lo scudo, né cagate varie. Il tuo avversario ottiene un'abilità prosperità. Ah, minchia! Tra l'altro anche l'avversario potenzia la nostra carta, sei più potente della nostra. Bella, cavolo, molto bella. I Fuke sono una specie di Necker molto rara. Più problematica, certamente più grossa e decisamente più forte. Quindi se ne vedi uno, scappa. Ficata. Esperimento fallito. Oh mamma mia. Alla fine del tuo turno perdi una moneta. Se non hai monete, si danneggia di uno. In stato di avvelenamento disattiva questa abilità. Ah. Allora, ok, capisco. È una 9 con un costo di reclutamento bassissimo, però ha un malus parecchio, parecchio pesante. Specie su una. Oddio, potrebbe essere abbastanza ovviabile sul mazzo sindacati, perché bene o male hai carte che possono spammarti l'acquisizione di monete per tutti i turni, quindi vai a annullare questo effetto, diciamo. Carino, oppure autoavvelenandolo, avvelenandolo con la nostra carta, potremmo rimuovere questo malus. Simpatico. Perfino gli esperimenti falliti saranno qualcosa, altrimenti come ci si spinge oltre i limiti della conoscenza? Bellissima. Bellissime, sono veramente meravigliose. Tra l'altro questo qua è letteralmente una visione da sogno, bellissima. Mi ricordo un sacco l'ultima espansione di Bugler. Mentore del gatto. Schieramento, si potenzia di un valore pari al numero di carte su questa fila. Quindi giocata per ultima. Può essere molto caruccia. Però no. Va giocata letteralmente quando ci rimangono 4 carte. Si potenzia di 1 ogni volta che una carta compare su questa fila. Se cadi è finita, hai consumato tutte le 7 le tue vite. Quindi teoricamente con un mazzo di elfi in cui possiamo, diciamo, evocare tot carte dopo che abbiamo giocato lui potrebbe essere anche intrigante, effettivamente. Va giocato letteralmente a metà partita questo, così va da potenziare praticamente per tutte le carte che hai, poi tutte le carte che ulteriormente metteremo. Carino. Allora, cosa pigliamo?
A me intriga un sacco il Fuca, onestamente. Perché ha un'abilità bella 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 interessante. Vai. Oh, mamma mia. Allora, Salamandra, lacché. Alla fine del tuo turno, se durante il turno hai guadagnato almeno una moneta, si potenzia di uno. Semplicemente un power-up molto semplice, guadagnando almeno una moneta. Da un lacché ci si aspetta che compia i suoi primi 5 incarichi senza ricompensa alcuna, a dimostrazione della sua passione per il lavoro. Evoluzione spontanea, va bene. Adepto dell'orso. È meraviglioso. Già soltanto per la quantità di lore e di informazioni sulle carte legate ai Witcher è stupenda. Cosa veramente fantastica. Schieramento si danneggia di 4, alla fine del suo turno si cura di 1, altrimenti se non è danneggiato ottiene 1 di armatura. Che questa l'ho giocata proprio inizio round totale, così da danneggiarsi un attimino e poi man mano curarsi e potenziarsi, visto che comunque quando si tornerà a 7 poi prenderà armatura. Carina, molto carina. Per diventare un Witcher dell'Orso, tutti gli studenti devono superare la prova della montagna, tale impresa consiste nell'avventurarsi sulla cima di Monte Gorgon. Per recuperare una pietra runica come prova dell'ascesa. Una sfida brutale, poiché molti giovani adepti congelano a morte ben prima di arrivare in vetta. Tutte animate le carte? Sì, perché sono barili premium. Quindi sono tutte quante animate in questo caso qua. Dopo prendiamo un paio di una decina di bauli di barili normali, così vediamo. Sì, diciamo era una buona offerta perché era un prezzo molto onesto per le cose premium, diciamo. Idarran di Ulivo. Che immagino sarà colui che ha creato questa bellezza qua dietro. Ogni volta che evochi un'unità per la prima volta durante un turno, ne evoca una copia di forza 1 su questa fila, poi la segna l'attributo condannata. Dicono che la bellezza sia negli occhi di chi guarda, ma nessuno vuole vedere cosa Idarran ritiene bello. Nah, meraviglioso, fantastico. Allora, mentore dell'orso o chimera? Cazzo, a illustrazione è una roba fenomenale. Consuma un'unità alleata, abbastanza classico per un mazzo mostri. Adrenalina 4, potenza di 1 tutte le copie dell'unità consumata su quella fila, minchia. Molto bella. All'inizio Cosimo combinò i geni di un demonio e di un grifone. Poi aggiunse al patrimonio genetico qualche traccia di insettoide dei Viverna. Il risultato? Una creatura ben peggiore della somma delle sue parti. Intrigante. Ma vediamo il mentore dell'orso. Ah, bella l'armatura. Presenza di uno per ogni unità alleata danneggiata. Vabbè, per un mazzo scheleghe da dio proprio. Di uno per ogni unità danneggiata. Se non sai che strada prendere, trova dei punti di riferimento con cui orientarti. Ad esempio, i cadaveri congelati degli aspiranti Witcher. LOL, brutal proprio. È il mentore del gatto che abbiamo visto anche prima. Io punterei alla chimera. Vai. Mi piace. Questa vena mostruosa, molto molto carina. Allora, adepto della vipera. Bello come faccio vedere che effettivamente ognuno, fin da queste carte di adepti, abbiano uno stile completamente diverso. Carino. Buonasera, caro canterino, ciao bello. Prendi il tuo turno, se potenza di 1, se il mazzo dell'avversario contiene più carte del tuo. Ok. È una cosa persistente, quindi ogni turno che il nostro avversario avrà più carte di noi, carino. Molto carino. Agli studenti viene assegnato ciascuno un animale da accudire durante la permanenza Gorturgvaed. Allo scopo di formare un legame emotivo durante l'addestramento. Tuttavia, anni dopo, prima di diventare Witcher a tutti gli effetti, viene ordinato loro di ucciderlo a sangue freddo. Madonna. Troppo belle, veramente. Veramente troppo, troppo belle, cazzo. Preparazione di una bomba. Sposta un'unità nemica sull'altra fila. Sull'altra sua fila. E le infligge sanguinamento 4. Se l'unica unità della fila invece era danneggiata di 4. La miretta ti conviene seguire le istruzioni. Carino. Adepto dell'orso, mi va bene. Alchimista della vipera. Guarda le prime tre carte del tuo mazzo e mettine una in cima. Poi scambia la prima carta del mazzo avversario con la tua.
Ciò che non ti uccide ti rende più forte o più debole, dipende dalle circostanze. Mentre carte. Tre carte leggendarie. Bello. Salamandra nascondiglio. Ah, un luogo, bello. Sono carte che danno praticamente. Fanno succedere cose man mano che vengono giocate carte. Bellissimo. Schieramento. Evoca e mette in gioco esperimento fallito. Salamandra. Abominio, Salamandra Mago o Salamandra Arcana. Ah, quindi si fa scegliere una di queste. Vabbè, esperimento fallito abbiamo visto prima. Non è male. Salamandra Abominio, sembra caruccio. Ma che figata! Bellissimo, che possiamo aggiustarcene in base al mazzo che abbiamo. Sposta lo stato di avvelenamento da un alleato a un'altra unità. Molto carina anche questa. Bella, molto bella. A chi si aggira nelle fogne di Visima conviene fare molta attenzione, poiché nascoste tra le ombre del sottosuolo abitano cose ben peggiori dei ratti. Ok, fiocco di neve. Oh, fiocco di neve. Fervore. Vabbè, lo usi subito quando la giochi. Ordine, pesca due carte e poi rimescola due carte nel tuo mazzo. Spendi due ogni volta che peschi una carta. Ah, bello. Quindi abbiamo un più due. Di base, fin da subito, poi magari dandogli altre cariche a questa abilità ordine o riattivandola, potrebbe essere carina, potrebbe power-upparsi parecchio. Mi piace. Nella vita non contano solo canti e balli, forse. Mentre qua abbiamo l'orso feroce. Le unità di questa fila e di quella opposta non possono essere potenziate. Dopo gli innumerevoli tentativi di abbattere la bestia selvaggia, ormai è diventata praticamente un'armeria semovente. Spettacolo. Ok, io punterei a questa, che potrebbe essere forse quella un pochino più particolare. Vai. Tanto ora inizieremo a vedere un pochino di doppioni, immagino. Legge 5 unità nemica. Colpo di grazia, la bandisce e ne evoca una copia in cima al mazzo dell'avversario. Perché dovremmo evocare una copia della carta avversaria in cima al suo mazzo? Beh, Dio, in questo modo avremo un po' di ground control decidendo noi una delle carte che giocherà, o pescherà nel prossimo round, obbligandolo in caso a cambiare. In caso non fosse una carta buona. Carina. Sarà affrontare il colpo quando un graffio leggero può rivelarsi fatale. D'accordo, va bene. Per mettere una bomba abbiamo già trovato. Addetto dell'orso. A manetta. Mentore dell'orso. Ottimo. È giusto per toglierla dal campo. Ma in realtà è come dicevo prima. Nel senso, tu la togli dal campo e obblighi l'avversario ad averla subito in cima al mazzo. Quindi, se non è una carta buona, deve cambiarla. Quindi, gli fai sprecare una mossa per cambiare carte. Non è male, non è per niente male. Questa abbiamo preso. Esperimento fallito. Witcher dell'orso. Si danneggia di 3. Trenalina 4, danneggia di 3. Anche un'unità nemica. Ok. Un'arma a doppio taglio. La vita da errante solitario può essere dura, meglio portarsi dietro lo stretto necessario. Abbastanza anonima. Esperimento fallito, vai. Armatura abbondante. Tiro al bersaglio. Senza di 4 unità alleata. Sarà sulla fila di unità potenziata c'è un Witcher, evoca anche un Witcher studente su quella fila. Ok. La maggior parte dei Witcher del Grifone sa dividere una mela in due da 100 passi. L'importante per chi la tiene sulla testa è restare immobili. Beh. Adepto della vipera. Witcher della vipera. Della vipera, non vipera. Che. Whip. Infligge sanguinamento 2 a un'unità nemica. Adrenalina 6 evoca una copia di quell'unità insieme al mazzo d'avversario. Ok. I Witcher Weeper vengono addestrati a combattere con lame gemelle, spesso denominate zanne. Questo stile è incentrato su fendenti rapidi e feroci, atti a sopraffare il bersaglio, mostro o umano che sia. E come ho sempre detto, ogni Witcher, ogni casa dei Witcher ha uno stile completamente diverso di combattimento rispetto alle altre casate. Ciao Alexandro. Ok.
Ah, le uso tutte. Vabbè, un altro esperimento fallito. Vai. Natura abbondante, adepto del gatto. Allora, prima fila, infligge sanguinamento un'unità nemica per una durata pari al numero di unità sulla relativa fila. Bello. Vitalità, numero pari all'unità sulla relativa fila. Vabbè, carino. Se la scuola del gatto migliora un equilibrio camminando su una fune da bendati. Le prime cadute sono semplici ammaccature, ma poi la camminata si fa sempre più in alto e più pericolosa, ed è lì che fallire diventa fatale. Le fazioni? Oddio. In realtà ce ne sono parecchie. Allora abbiamo orso, gatto, grifone, lupo, vipera. Orso, gatto, grifone, lupo, vipera. Orso, gatto, grifone, vipera. Lupo. Manticora, dovrebbe esserci anche. In realtà forse c'è forse anche un qualcuna di meno famosa, ma che sono andate perse in realtà, perché comunque durante la guerra, durante la grande tragedia che dimezzò, in realtà fu quasi una specie di genocidio quello che portò gli umani a uccidere, a sopraffare le varie scuole dei vari Witcher, ne rimasero veramente veramente pochi, decisamente, come vediamo anche nei giochi della scuola del lupo, ne rimangono letteralmente quattro. No, 1, 2, 3, 4, 5, contando anche un personaggio che vediamo nel primo Witcher. Della scuola del gatto ce n'è un culo, ancora meno, sono veramente quasi praticamente estinti. La scuola della vipera erano in tre, rimasti. E altri meno famosi che forse neanche si incontrano, tipo nei libri. Non vengono forse neanche nominati o vengono comunque appena appena accennati, purtroppo. Però figata, ci sarebbe un potenziale veramente infinito da poter star lì a raccontare, fare nuove storie effettivamente. Una roba secondo me fighissima. Mentore dell'orso, mentre qua, Witcher dell'orso e mentore del gatto. Mentore del gatto, che sono già 3 volte che ti rinunciamo. Salamandra Lacche, adepto del grifone, tiro al bersaglio, quartiermastro dell'orso. Danneggio di un'unità alleata, puoi evocare un Witcher studente su questa fila. Offrigli birra di Mahakam in quantità e potrebbe finire a raccontarti di quando un orso gli portò via scudo e braccio con un sol morso. D'accordo, e ultima scelta abbiamo. Oh mio Dio. Mentore del grifone. 4-5 circa, più o meno, poi vabbè, ce n'è qualcosina in più, qualcosina in meno. In realtà qualcosina in più, molto più semplice, più facile. Mentore del grifone, pescano un'unità in cima al mazzo, poi rimescolo una carta dalla tua mano nel mazzo. Si presenta di due unità che hai pescato. Ok, carino. Ma alla fine quelli dei grifone erano forse tra i più tranquilli, tra quelli più tranzolli loro erano. Ragazzo mio, è la conoscenza a farti vivere più a lungo, non la forza. Ciao, Paci! Mentre la succube. E che gli vogliamo dire? Sul serio, che gli vogliamo dire? Datemene un paio subito. Tipo, subitissimo. Alla fine del tuo turno, richiama una coppia di succube diversa dal tuo cimitero su una fila casuale e le assegna l'attributo condannata. Ah, quindi ce n'è più di un tipo di succube, bellissimo. Non le assegna condannata, quindi usata come quando abbiamo ancora 3 carte. Carino, molto carino. Mantenersi idratati è fondamentale. Grazie per il consiglio, amica succube. Bellissima, veramente stupenda. Si sta guadagnando il merito di carta preferita a livello di illustrazione, immagino. Stupendo, bello, bello, bello. E beh, signori miei, assolutamente succube. Barile successivo. Nella legione di Kingdom Hearts. Grande piccolo Paci. Guarda, a fine mese esce il terzo. Triplissimi sensi. No, no, frega il cazzo se è una bestia demoniaca, caro canterino. Anzi, meglio così. Bene,
Mutageni rubati. Scegli un... intrigante. Rosso, tende di 4 unità nemica. Blu, infligge avvelenamento unità alleata e ottieni 5 monete. Verde, tende di 4 unità alleata e le fornisce velo. Oh. Se almeno 3 unità salamandra guadagni 3 monete anche. Figata. Anche l'anima va benissimo. Più che bene, caro. Oh, Cosimo Malaspina. Uno dei, diciamo, dei due che assieme, o meglio, fu quello che assieme ad Al'Zur creò, aiutò a creare i Witcher. Bellissimo. Umano mago. Si chiama Cosimo. Tassano unità adiacenti in unità casuali che costano un punto di reclutamento in più. In che senso, scusami? Ah, ok, quindi mi sostituisce le due carte attorno a lui in unità che valgono un punto in più di reclutamento, ma a scelta a caso in generale o nel mazzo. Comunque è un qualcosa di guadagno. Carino. Almeno gli chiedono doni, lui non sa perché, ma torna utile per il reperimento di cavi per i suoi esperimenti. Caruccio, Gezras di Leider. Uno dei capi fazione, bello. Alla fine del tuo turno si sposta sulla fila del combattimento a distanza e potenza di uno l'unità alleata casuale della fila. Ok, quindi dobbiamo stare di volte alla fine del tuo turno. Si sposta. Ah, ok, no, fai in automatico, quindi prima fila, retrovie, prima fila, retrovie, prima fila, retrovie, prima fila, retrovie. Così ogni volta potenza di uno al secondo turno uno degli alleati. Mette corpo di danger di un'unità nemica. Ok, invece di unità casuale si infiltra tutte le altre unità della fila. Bellissimo. Bello, quindi verso fine round ha per un turno potenza tutti quanti. Meglio avere per gli inside piuttosto che per i due in. C'è meno rischio di beccarsi una coltellata tra le costole come ricompensa. Se è vero, ma giusto. Mentre qua abbiamo il Whipper. Madonna. Alla fine del round metti questa carta nel cimitero dell'avversario. Alla fine del tuo turno, mentre nel cimitero, bandisci dal cimitero la carta dal costo più basso. Oh madonna, questo è abbastanza intricato come utilizzo. Vabbè, feroce, astuto. È capace di attendere per ore prima di aggredire la sua preda e quando lo fa non c'è più scampo. La morte è inevitabile. Svuota il cimitero dell'avversario. Sì. Esatto, finché non rimane solo lui. Quindi è una carta da giocare praticamente subito. E anche se viene uccisa è abbastanza buono. Poi tra l'altro non è male come a livello di prestazioni, eh? Perché una 7 con 2 di armatura non è mica male. Non è mica male, non è mica male. Ma io punterei su una carta, quella legata al capofazione. Decisamente. Vai. Oh, due carte leggendarie. Benissimo. Più una rara. Witcher del Grifone. Non c'è nemica. Recupero uno. Quindi ogni turno sblocca. Fare un danno. Ottimo. Legge di terra un'unità nemica casuale e si blocca. Certo, le spade d'argento sono ottime. Ma avete mai provato le punte di freccia placcate? Ok. Berengar. Dicevamo prima, signori miei. Berengar, il... bellissimo. È un altro adepto dei Witcher del Lupo che dobbiamo trovare nel primo Witcher. Figata. Figata totale. E il fatto che abbiano fatto la stessa illustrazione con le due spade a X sulla schiena, che è una cosa assolutamente improbabilissima, è meraviglioso. È una citazione meravigliosa questa. E in realtà è relativamente finito male. C'è possibilità di salvarlo nel primo Witcher. Per cui sì e no. Ciao Greg. Fine del tuo turno, distrugge questa carta, sei l'unico Witcher della fila. Convincere i voidiani a non immolare la mucca premiata non fu un compito così semplice. Spettacolo. No, abbiamo Brehen, mutazione selettiva, Keldar. Witcher, il fornimento. Evoca un Witcher studente su questa fila. Se alla fine del tuo turno evoca un Witcher studente su questa fila.
Rifornimento. Che cos'è rifornimento? Ogni volta che giochi una carta guerra. Ah, bello. Umanoidi stupidi e ottusi. Come sarebbe a dire che non lo sapete? Sareste capaci di andare a caccia di vampiri tutti unti d'aglio portandovi dietro l'idolo di Lebioda? Ok. Mutazione selettiva. Pesca una carta a tua scelta con adrenalina. Poi rimescola una carta dalla tua mano nel tuo mazzo. E un Witcher studente su ciascuna fila alleata. Ma è carina, molto carina. Oltre a sostituire una carta che magari non ci va bene, è ottima per evocare comunque un 4 punti in più. Siamo distrutti da quello che abbiamo creato, ma non possiamo negarne la creazione. Mentre Brehem abbiamo un Witcher. Che bella faccina raccomandabile che c'ha. Distruggi un'unità più a destra su una fila, di una fila nemica contenente almeno 5 unità. Distruggi invece un'unità più a destra di una fila nemica contenente almeno 3 unità. Noto come Gatto di Yello. Soprannome guadagnato non per le sue origini ma per il massacro di alcuni contadini. E fu molto più di un massacro in realtà. Oh, oddio, questo mi intriga di più, devo dire. Vai. Ah, ibrido. Ma cosa sei tu, amico mio? Guarda che consumi uno più unità se potenza di uno. Bello. Quando una testa non è abbastanza. Mentor del gatto, va bene. Abbiamo Ranger del grifone. Che tra l'altro anche tecnicamente anche la doppia spada sulla schiena è assolutamente improbabile. È molto poco corretto a livello di fisica e a livello di lore di The Witcher. Anche perché i Witcher tengono una sola spada addosso, l'altra è riposta solitamente sulla cavalcatura. Spenza di uno per ogni unità sulla fila opposta. Riesce tutti i pensamenti da sé un'unità alleata. Ok. Gli ranger del grifone sono impareggiabili maestri dell'arte della caccia. Sei capace di seguire le tracce perfino negli ambienti più inospitali, a prescindere dalla complessità della pista. Non riposano finché la preda non viene catturata o uccisa. Vabbè, dei mastini, letteralmente. Di qua salamandra, mago. Tributo 4, rende 3 unità nemiche e adiacenti di 2. Quindi 6 danni, così, con 4 monete. Vedere linea 5, ogni volta che ti paghi il tributo guadagni una moneta. Ok. Accendere un fuoco scalda una persona per un giorno, accendere la persona invece. no, ranger del grifone, vai. Tiro al bersaglio, armatura abbondante. Witcher del gatto. A fine del turno si sposta su un'altra fila e danneggia di uno. Un nemico casuale sulla fila opposta. Danneggia di 2. Vabbè, molto generica come carta. Ci può stare. I membri della scuola del gatto sono mal visti, poiché in battaglia prediligono a secondare la propria furia e sete di sangue. Perfino quando un nemico si arrende e implora pietà, i guizzi del gatto non smettono di uccidere. Okidoki. Vai. Oh, bello. Allora, Azur che già abbiamo. Tigre dei denti a sciabola. Ordine, si trasforma in tigre furtiva. All'inizio del tuo turno, danneggia di 2 tutte le unità nemiche che si trovano su da sole sulla fila e si trasforma in tigre dei denti a sciabola. Fine del tuo turno, danneggia di 2 tutte le unità nemiche che si trovano da sole sulla fila. Ok, va bene. E poi si ritrasforma in tigre a denti sciabola. Vabbè, quindi possiamo fare questo giochetto di volta in volta. Caruccio, caruccio, caruccio. Era esemplare pregiato di un serraglio imperiale, finché un comando degli Scoia'tael non assaltò la struttura e la bestia venne liberata. Per vendicarsi dei suoi crudeli padroni, quel giorno scoprì che la carne umana aveva un sapore insuperabile. Mentre Salamandra... Profitto 1, schiera profitto, siamo 40 specie di moneta quando giochi questa carta. Va bene.
Infligge avvelenamento in un'unità. Tributo 9. Infligge avvelenamento a tutte le unità sul campo di battaglia. Minchia. In più tutte le varie salamandre. Le salamandre. Sul campo di battaglia. Aumenta di uno il loro profitto. Bello. Nonostante il muso carino, è meglio evitare di accarezzarla. Questo perché la salamandra, se minacciata, secreta una tossina letale che fa bollire la pelle con cui entra in contatto. Ah, questa può essere molto intrigante a livello proprio di effetto. Vai. Come state, signori miei, comunque, nel mentre? Cortemazzo dell'orso, va bene. Mentre qua tutte carte che già abbiamo. Una vale l'altra, letteralmente. Tanto bisogna averne al massimo due nel mazzo uguali. Pam, 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 pam. Colgrim. Dai, bello. Mentre le carte dorate, una sola per tipo. Adrenalina 2. Alla fine del tuo turno si potenzia di un valore pari alla differenza tra le carte presenti nei mazzi dei giocatori. Ok. Un evento fausto lo coinvolgeva solo se poi era seguito da uno molto più fausto. Però, complimenti. Le carte presenti nei mazzi dei giocatori, dobbiamo puntare tutto, far scartare carte agli avversari o scartarne noi, effettivamente. Così avere un potenziamento massimo. Ok. Puff. Oh, sabotatore del gatto, mentore del grifone. Sposto di unità nemica nella posizione più a sinistra della sua fila e la danneggia di uno per ogni carta che scavalca. Bella. Molto bella. Bisogna dire che oggigiorno la loro pessima fama incombe sopra il nostro nome come una nube oscura. Spera sempre che la 3080 ricompaia in vendita, ma ancora si parla di febbraio per averla. Anno prossimo. Che sia febbraio, marzo. Più facile marzo, secondo me. Ne passerà un po' di tempo prima di ritrovare le 3080 in vendita. Oddio, che poi in realtà quella Founders Edition. Non si sa ancora un cazzo. In teoria si parla di quella di febbraio. Quelle brandizzate forse le puoi già trovare, magari pagandone un po' di più. Chimera, va bene. E in 3 qua. Castello di Stig è un luogo e orso feroce. Evoca un. E mette in gioco il proprio del gatto, l'uccello del gatto, mentore del gatto o sabotatore del gatto. Sottotrinità sull'altra fila. Ok, carino. La scuola del gatto non restarono nel castello di Stiga per molto, né altrove del resto. Lol. Ok. Chissà, chissà, caro canterino. Ho trovato un solo negozio online che la venda. Comunque, aspetto la Founders. Speriamo che torni a vendere la Founders. Perché in America ha fatto un accordo con Best Buy. Qua in Italia non si sa ancora un cazzo. Speriamo che torni nel negozio ufficiale. Perché la Founders è quella che punterei anch'io, onestamente. Certo, se te ne avanza una che vuoi regalarmi, guarda, non dico di no, caro canterino. Decisamente non dico di no. Mostra attiva Junod di Belaven. Bell'uomo che sei, amico Junod. Junod. Di unità nemica danneggiata. Beh, con un mazzo Skellige è abbastanza easy peasy. La leggenda vuole che fosse nato dall'impropria unione fra una gigantessa e un nano molto coraggioso. Lol. ti sei vinto la mia selezione, caro. Succube. Ah, bella. Mentore della vipera. Imposta la forza di questa carta su un valore pari al costo di reclutamento della prima carta del mazzo avversario. Minchia, sono un azzardo. Oddio, in realtà può essere anche molto carino perché se noi giochiamo quel discorso di portare in cima al mazzo avversario una carta che scegliamo noi, poi giochiamo questa. Top. Costano un bot? Eh sì, abbastanza.
Guarda come sono riuscito a procurare una Series X. Ma dai, bella. Com'è? Già provato qualcosa? L'hai fatta un po' sudare? C'è qualcosa di ottimizzato più che altro? Raccontami, caro. Fasi queste carte sono per le cose di cosmetico della carta più costosa. Oh, bello, drenato, come mossa fra le finali ci sta la grande anche. Mentre le vipere sono particolarmente freddi e spietati. Questo serve a preparare gli studenti alle dure prove della vita. Ah, dietro c'è l'adepto, che sia proprio la carta che mi combatte contro questa capra, bellissimo. E mentre della vipera sia. Oh, tra l'altro, da domani c'è parte il preload per. Oh, ma in teoria già da oggi è partito il preload per Cyberpunk. Io oggi ho formattato il PC, per cui sono pronto a installarlo. Stanotte scaricherà tutto il tempo giochi. Manetta e poi si vedrà, dai, il 10 quando esce lo recupero, lo riscatto e lo metto subito a installare, così vediamo se già giovedì riusciamo a farci una partita. Ma è uscita l'espansione di World of Warcraft. Dannazione vita che mi fai uscire altre cose mentre gioco a Breath of the Wild. Ci sta, ci sta. E guarda Cyberpunk, dimmi tutto, caro. Cucciolo il grifone, qua cosa abbiamo? Oh! Maxi Van Decker. Oh! Oh! Guarda il contenuto del tuo mazzo, dalla prima all'ultima carta. Se lo desideri, puoi rimescolare il mazzo e puoi mettere una carta in fondo. Oh! La magia su di lei non ha effetto, poiché è un'orgogliosa figlia del Sole Nero e una cacciatrice di taglie con lo sguardo puntato su certi stregoni molto potenti. Le figlie del Sole Nero, vi ricordo che non sono nient'altro che le principesse, o comunque le ragazze, nate durante una grande eclissi, e che per questo, per avvenimenti, diciamo, di collisioni, di allineamento di astri vari, eccetera, hanno acquisito, diciamo, la possibilità di essere immuni alla magia, prima di tutto, e seconda cosa, di essere considerate pazze o future pazze sanguinarie, ok? C'è una storia bellissima sul primo libro di The Witcher, che è fantastica, veramente fantastica, che tra l'altro dovrebbe essere anche la prima puntata della serie TV. Carina, quella mi è piaciuta parecchio come puntata. Bella, molto bella. Questa è forse, sei naipe, ma so che è retorica ormai. Ma Dio, in realtà ti dirò che è abbastanza. Sono in hype, ma molto relativo. Mi piace un sacco l'idea, mi piace un sacco quello che ho visto. CD Projekt, sono un fanboy. Amerò il gioco, lo so di per certo. Non amo gli FPS, purtroppo però. Non amo la prima persona. E sono due parti abbastanza fondamentali del gioco che so mi faranno un po' sudare. Sicuramente mi faranno un pochino sudare. Ti dirò, paradossalmente sono più in hype dal giocare Yakuza 7 piuttosto che non Cyberpunk. Però Cyberpunk sembra qualcosa di definitivo a livello proprio di ruolo, per cui. Sono curioso, dai, una buona dose di hype, effettivamente. Una più rotta dell'altra. Oddio, in realtà no, più che altro, essendo comunque tutte molto equilibrate tra di loro, rendono il tutto abbastanza imprevedibile, se vogliamo, ed è una cosa molto molto buona, perché sennò ti ritrovi ad avere tutti i mazzi uguali, ed è un po' una rottura di coglioni. Spostare altre carte su questa fila, di questa fila sull'altra fila, di un'unità nemica casuale per ogni carta. Oh, bello! Uccidermi per risparmiare poche corone. Io dovrei proteggere quei bastardi? Brutal. Visto pochissimo, ma non mi è sembrato proprio rivoluzionario. Più che altro, cosa si intende rivoluzionario? Siamo nel 2020, tutto è stato fatto ormai. Cosa ti aspetti di rivoluzioni, secondo te? Guadagna 2 monete, Trifone fa generalmente un'unità alleata e la potenza di 2. Ogni turno possiamo farlo. Come se la starà cavando nei boschi, Gellert. Ma Maxi, vai.
Penso si prendono su Series X. Su console di next gen bisognerà aspettare una cosa come un annetto per avere la patch next gen, per l'appunto. Se lo compri adesso, tu lo giocherai con la in retrocompatibilità, praticamente con qualche miglioria, ma comunque in retrocompatibilità. Giusto per avvisarti, a caso. Salamandra abominio. Madonna. Ma solo la gran minchiazza. Beh, come anche PS5, d'altronde. Tributo 1. Inflige avvelenamento a sé. Ogni volta che questa unità subisce avvelenamento si potenzia di 2. Alla fine del turno si purifica. Gli scienziati dei Salamandra erano così preoccupati di riuscire nei loro esperimenti che mai si chiesero se fosse davvero il caso di compierli. Ah, adoro. Faccio vedere che questo qua ci mancheranno, per cui tac. Il Whipper Erland di Larvik. Oh, bellissimo. E tra l'altro di lui c'ho anche il manuale GDR, del GDR per l'appunto, con le sue memorie su tutte, diciamo, le cose, dei vari come affrontare i vari mostri. Figata, bello. Unità del tuo mazzo. Minchia. Te ne hai anche immunità. Di tutte le unità del tuo mazzo, potenza questa unità della... Madonna. È letalissima come cara. Questa qua è veramente rotta abbastanza. Infatti immagino che uno appena la gioca verrà bersagliata totalmente. Infatti va giocata molto probabilmente quando avremo tre carte, da modo da avere immunità e non potesse essere bersagliata manualmente. Più che altro se ne parlava di Cyberpunk nei primi tempi, in un tale modo da far credere che si sarebbe affrontato qualcosa di mai visto. Mi aspettavo già che fosse una trovata commerciale. Infatti la mia idea non è cambiata, semplicemente. Bah. Più che altro CD Projekt non ha mai detto che sarebbe stato un qualcosa di mai visto, incredibile. Hanno semplicemente detto che sarà semplicemente un RPG dove praticamente sarà molto vasto, sarà tutto ciò che si è visto però moltiplicato all'ennesima potenza. E io quello mi aspetto. Per cui niente di rivoluzionario, cioè cosa vuoi rivoluzionare? Rivoluzionare c'è, può essere che tu digiti manualmente o parli manualmente i personaggi in una IA tale da poter elaborare ciò che tu gli hai detto e pensare come se tu stessi fossi nel gioco. Quello sarebbe rivoluzionario, non lo vedremo mai una roba del genere. Ormai si è visto praticamente tutto, sono di questa idea. Fotorealismo, si può puntare su una IA molto più complessa. Fotorealismo lo potremmo avere, probabilmente lo avremo con next gen, non su console chiaramente. Secondo me. Indietro, va bene. Carino, allora. Io direi così qua che possiamo prenderci anche una decina di barili basici, letteralmente, su sempre Way of the Witcher. Tra l'altro questi dobbiamo solamente pagarli. Cazzo. Vabbè, facciamo questi qua a base. Possiamo usare comunque la... le pepite che abbiamo. Paga. Mentore del grifone, vada. Un bel buccio di culo, perfetto. Brehen. Alla grande, vai, successivo. Mentre qua, Geralt Quen, oh mio Dio. O Kaer Seren. Comunque è bello questo nuovo Watch Dogs. Dai, ci sta. Non lo so, non è un genere che mi intriga, onestamente. Non ho mai giocato neanche gli altri proprio perché non era qualcosa che potesse interessarmi, onestamente.
Però boh, non penso di poterne parlare, nel senso, sembra carino, è solito copia e incolla, ok. È molto positivo, grande Ubisoft come al solito. Praticamente stanno facendo tutti i giochi uguali, cambiando semplicemente l'ambientazione ormai. Ci sta, nel senso, a uno che piace va bene. Cioè, non c'è veramente da sindacare lì. A uno cui piace il gioco X Ubisoft va benissimo, dai. Questione 3 di Kaer Seren era il suo più grande tesoro, nonché l'invidia di un gruppo di maghi eccessivamente zelanti. Nel tentativo di impossessarsene, distrussero proprio gli oggetti ai quali abbevano di più. Ma Assassin's Creed allora? Sì, molto probabilmente. Ma anche l'ultimo Assassin's Creed ho visto veramente una copia e incolla di quelli che sono sempre stati. Aggiungendo altre cose dei quelli vecchi per renderlo ancora più copia e incolla degli altri. Se, cioè, veramente non lo so. Ci sta, nel senso, per uno che li ama, che gli piace un giochino anche semplice, se vogliamo, comunque un gioco che non ti chieda troppo impegno, però dopo un po' lo trovo un po' una rottura di palle, onestamente. Basta avanza per capire. Una carta Witcher dal tuo mazzo fornisce uno scudo. Ok. Geralt, con il sapore metallico del sangue in bocca, lancia un incantesimo imponendo la mano di fronte a lui, con le dita a formare il segno di Quen. Bello, figata. Eh beh, chiaramente Geralt, e Geralt sia. Successivo, vai. Tridente sciabola, va bene. Mentre qua abbiamo Olleo. Ogni volta che un'unità subisce avvelenamento guadagni 2 monete. Adrenalina 5. Ogni volta che un'unità subisce avvelenamento guadagni 2 monete. Chi sembra solo come se le sta cavando dalle fogne. Ok, il portale di quello che abbiamo trovato prima, Leo. Ah, esperienza di 1 per ogni Witcher che controlli. Ti avrei scelto di intercettare la freccia se solo avessi avuto un minimo di preavviso. Figata. Vabbè, il mio cuore dice Leo. Assolutamente. Rip Leo, insegna agli angeli a prenderti i dardi nel petto. Ok, vai. Successivo, danno tutte le carte che abbiamo già trovato queste. Ah, fai così, sblocchi tutte in un colpo. Bello. Ok. E qua. Vabbè, niente di nuovo, direi. Vai. Tac, 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 tac. Vai. Vai di chimera. Ok. Ah, la mia amata succube. Mentre qua abbiamo Varret l'onniscient ratto mannaro. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questa è la forza di questa unità ed evoca un numero di unità di ratto su questa fila pari al valore di potenziamento perso. Complimenti. Alla fine del tuo turno consuma un'unità te. Intrigante. Da bambino, Idarran viveva nei canali di Visima. Era un piccolo genio, in realtà di 5 anni aveva già cominciato a sperimentare sui topi di fogna. Molto molto intrigante. Intanto abbiamo Warrit l'Ornishen. Ah, minchia. Un Witcher? Ma dai. La carta più costosa del mazzo avversario. Ok, quindi va a combattere con l'altro che si potenzia in base alla potenza, al costo delle carte avversarie. Meno costoso del mazzo avversario. Mettendo appena il segno Supir, Warrit ottenne la facoltà di vedere tutto. Che cos'è il segno Supir, però? Mi è nuovo, maledizione. No, ratto mannaro sia. Perfetto. Tra l'altro, quasi quasi potremmo anche farci l'apertura dei box
delle vecchie espansioni che non ho mai aperto, onestamente. Tanto sono i propri bauli base, con 5 bauli per tipo, con una carta rara legata e un bordo per le cose. Dai, facciamo. Che dite? O ci creiamo un mazzetto, tanto sono le 10:30. Facciamo, facciamo allora. E dai, Imlarit, un bordo legato alla fazione e 5 per i mostri. Vai, apri merci. Che in realtà avrei potuto benissimo magari fare tutti i bauli prima di far questo. Vabbè, a caso, sono tutte carte che abbiamo. Teoricamente avremo poche carte che ci mancano di questi. Però, dai, sono comunque materia. Oh cazzo, ne valsa la pena aspettare allora fino adesso? Ci dà carte anche dell'espansione, quella più nuova? Minchia. Non male. Decisamente non male. Oh, Vispers, tributo. Gioca una carta d'organismo dal mazzo. Sarai la donna migliore della tua vita. E l'ultima. Koshei. Oh, il Koshei. Ogni volta che la prosperità di questa unità viene attivata, evoca un fuoco su questa fila. Una larva di Indriaga su questa fila. Se dico che il Koshei è una bestia letale, tu al torrente ci vai lo stesso, vero? Beh, prendere questa, decisamente. È carino il fatto che mi dia carte anche nuove, mi piace. Mylorn. Mentre qua ho un Goliath o l'Arrakas gigante. Una unità fuoco di potenza di 1, tutta l'unità in settore della fila. Un incrocio fra un granchio, un ragno e una montagna. Tra l'altro, insomma, ho messo prima a installare anche tutti i Witcher, che voglio rigiocare assolutamente prima o poi. Bellissimi. L'avversario richiama l'unità più forte del suo mazzo sulla fila opposta. Fosse un famoso cavaliere, purtroppo per lui un giorno suscitò l'ira della signora del lago che lo tramontò in un mostro. Questo va giocato per come ultima carta. Probabilmente una delle ultime carte, in modo che non possa essere bersagliato. Ma Arrakas, vai. Indietro. Allora, apriamoli tutti adesso e poi apriamo i vari bauli, i barili. Letto di Gulet e 5 cose. Chiudi. Apri. Falibor. Va bene. Chiudi. Apri pure questo. Aetrin, Aelgi, ce l'abbiamo già. E questo invece cosa abbiamo? Heimdall. Apri merci. Orso, vada. Adesso si va. Vabbè, tutte carte che o abbiamo già o non ci saranno un cazzo. Danneggia di 6, ogni volta che un'unità nemica viene danneggiata è sicuro di 1. Ah, minchia, l'hanno modificata parecchio sta carta però. Bella, cavolo, la sta effetto qua, assolutamente. Ok, ben 2 carte nuove, grande. Carica del campione, flotta della predatrice. Secondo me l'unità nemica per 4 turni mette in gioco una nave bronzo casuale dal tuo mazzo. Le rocciose isole di Skellige, sferzate da venti geliti, danno vita solo a ortiche e muschio, ma gli isolani sanno che esiste solo fertile nell'altra parte del mare. Non so più leggere, mi sto impapinando. Di 5 unità, da distruggere l'unità. Bella, cavolo. Se è avvicinata, il troll non usano armi, in effetti, perché dovrebbero? Mi piace.
Encrate armaiolo, va bene. Ah, casissimo. Tursus veterano, vada. Così. Brian, ok, non ci serviva perché ne abbiamo già una di queste qua dorata. Mentre qua... Anche qua non ci sarà un cazzo, niente. Va bene. Mentre qua... Natura mutevole, finalmente. Bella. Ecco. Maestro del round, questa carta è esposta al cimitero, alla cima del mazzo del proprio possessore, se vede il contributo condannato. Quindi praticamente possiamo giocarla due volte, letteralmente. Inizia un'unità alleata, fornisce V, 8 unità alleata, aggiungo un'unità alleata, fornisce vitalità 5. Quindi se giocata magari a inizio gioco, va bene magari questa qua per avere comunque un più 10 totale. Altrimenti una più 8 o una 6 verso il finale per evitare che possa essere bersagliata, potrebbe essere carina. Mi parli di re e principi, ma chi sarebbero? Quelli che conosco io sono scheletri bianchi che giacciono nelle necropoli di Krag'an, nel cuore della foresta. Tac, 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 tac. Lui. Vai, successivo. Tac, 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 tac. Pam, para, pam, pam. Niente, 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 niente. Mentre qua con guarda every head. Vabbè, dai. Si cambia fazione. Oh, arena settentrionale. Verricello, dai. Lui. Bello successivo. Dato poi andiamo a farci anche un giro nel negozio per vedere un po' cosa si può comprare anche adesso, ora come ora. Sono robine abbastanza carine, però costicchiano abbastanza, diciamo. Ok, oh, siamo fortunati. Coccodè. Per un'unità di accenti, Coccodè, tirando indietro la testa, ululava e ringhiava, strideva e strillava, mugulava e baleava, in una melodia di voci note e ignote, domestiche e selvatiche, reali e leggendarie. Vai! Niente particolarmente interessante, dai. Questa. Se abbiamo due. Questa. Fane. Cavalleria leggera. Danneggia di un'unità nemica. Se il bersaglio è usato di armatura lo danneggia ancora di due. Cavalleria leggera. Fardello pesante. Vabbè, è una carta molto molto basica, molto semplice, comunque di un bel effetto. Ci sta. Mentre qua... lui, dai. Perfetto. Allora, nel negozio potremmo avere robine parecchio parecchio interessanti sulla parte ornamentale. Una roba estetica che potrebbe essere appunto il tavoliere d'inverno legato alla festività dello Yule, che immagino partirà a breve. Il bando del Cornafestia per avere il comandante Emporio con un costumino da mettergli. Ci può stare, dai, non ti dà soltanto un discorso legato a un titolo e una skin. Va bene per supportare gli sviluppatori, questo semplicemente, dai. Bando del congelamento. Una skin, semplicemente, un avatar, due bordi e un titolo. Questo qua è praticamente il vecchio bundle del d'inverno dell'anno scorso. Abbastanza carino con Krag'an Crate
versione Babbo Natale. Caruccio, dai. Pacchetto Carantir. Ok, che sono quelli che praticamente erano legati al la completamento del della stagione della caccia selvaggia. Fatto un dorso caccia selvaggia, molto bellino, molto carino esteticamente, veramente molto 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 bello. Skin Emporio. Però chiaramente Skin Emporio, immagino che convenga. 589, 689. Sì, guadagniamo 79 centesimi, non comprare le corna a parte. Molto relativamente. Mentre i pacchetti sono ben più interessanti. Abbiamo il pacchetto del Witcher. Molto carini, perché avremo 45 barili di Way of the Witcher Premium. A un prezzo bello scontato, perché comunque ricordo che ogni barile sono circa 2 euro qualcosa di premium. Il che comporta che abbiamo uno sconto praticamente di 40 euro. Che non è malvagio, direi. Un dorso laboratorio, l'avatar di Cosimo. Carino. Festa, pacchetto festivo Yule, 25 barili premium epici. Mentre questi qua sono dedicati a Way of the Witcher. Oddio, 45 sono tanti, perché già visto che quelli che ho preso io praticamente abbiamo preso quasi tutte le carte che c'erano da poter prendere. Per cui lì è molto relativo. 1600 unità di polvere meteorica, un titolo e un bordo. Bello, molto bello come bordo. Pacchetto sindacato. Ah, un pacchetto nuovo di quelli che abbiamo preso, che è quello base. Poi ci sono i pacchetti legati quando hanno inserito le carte evoluzionistiche. Ok, quindi bordo mostri, va bene. Che bordi comunque abbiamo già, questi bordi qua, quindi non ne vedo più di tanto il senso, onestamente. Sebbene il prezzo sia bello vantaggioso, perché comunque a questo prezzo qua hai una carta specifica, un bordo e 5 barili selezionati, non è male, non è per niente male. Più interessante al limite questo qua per iniziare. 31 euro per 7 carte per tipo fino ai mercanti di Ophir, che non è male. Cioè, un pacchetto iniziale, una carta di iniziale premium, 400 unità di polvere meteorica e 10 barulli set base. Questo è proprio il set, il bundle basilarissimo per iniziare. Onestamente, se proprio dovessi, vi consiglierei magari i pacchetti tematici. Vi danno comunque una gran bella carta e vi danno comunque 5 barili di quel determinata fazione, che non è decisamente male. Piuttosto punterei a quello, così magari da intanto prendere un po' di polvere, iniziare a vincere le prime partite e poi iniziare magari a prenderne di volta in volta man mano che si vuole cambiare, onestamente. Ok. Abbiamo 155 cosi, quindi creazione del mazzo. Va bene, abbiamo smontato 119 carte comuni, per cui alla grande. va buono, possiamo crearci un sacco di rubine carine. Allora, tra l'altro, fazione, no, non fazione, no, set di carte Way of the Witcher. Voglio vederle tutte quante. Ok. Beh, Dio, letteralmente ce ne mancano ben poche, effettivamente. Non ci manca il V. Rimescola V nel tuo mazzo, poi aumenta di 3 la sua forza base. Bello, quindi magari con una carta che puoi evocarlo specificatamente, decisamente non male. Cosa ha un milione di gambe e può fare una di una città un sol boccone? Magari facciamo non possedute, così vediamo direttamente. Beh, molto poche. Rayla caduta. Ah, gran bel personaggio Rayla. Rayla, una mezzelfa che dedicò la sua vita alla caccia dei non umani, che poi venne catturata, o comunque venne presa dai salamandra, fatta esperimenti rendendola un mutante e che divenne praticamente una gran bella boss fight anche per il nostro caro Geralt durante il primo gioco di The Witcher. Perfetto, tra l'altro in intervallo. Ogni volta che paghi il tributo, questa unità si potenzia di un valore pari al costo del tributo. Minchia. Decisamente non male.
ucciso dalle frecce di coloro a cui diede la caccia, o almeno così pensavano in molti. In salamandra hanno ben altri progetti per lei. Bella, tra l'altro potremmo anche crearla, non sarebbe neanche così male. Arnagad. Ma che figata che sei tu. Tiene uno di armatura per ogni unità danneggiata. Quando l'avversario mette in gioco un'unità, Arnagad la danneggia di un valore pari alla propria forza. Si danneggia di un valore pari alla forza di quell'unità. Ah, ok. Il lavoro di un Witcher? Uccidere i mostri. Uccidere mostri e intascarsi la ricompensa. Né più né meno. Bello, mi piace, bello freddo come l'inverno. Arcigrifone. Questa carta nel tuo mazzo mantenendo il suo potenziamento. Bello. Invece della scuola del grifone erano noti per il coraggio, lealtà e spirito combattivo. La scuola era stata chiamata così in onore di un cavaliere errante conosciuto col nome di Grifone, il quale aveva instillato tali virtù nel fondatore. Instillato, non instillito. Ivar, occhio malvagio. Cambia la forza di questa unità con quella di unità nemica. Dai di 4. Unità nemica, ok. Una giocatrice che ha una storia terribile da raccontare e la cosa incredibile è che molte sono vere. Triangolo nel triangolo. Potenzia un alleato di una quantità pari al suo costo di reclutamento o danneggia un nemico di un valore pari al suo costo di reclutamento. Ok. Maghi apprendisti lo confondono spesso con un pentacolo, con conseguenze letteralmente infernali. Ah, l'orso feroce, ok, Viper, Cosimo, Goturgaed. Nella roccaforte c'erano numerose pergamene e diversi manoscritti sulla caccia selvaggia, e non a caso. Meraviglioso. Ernekaduk, ok, la roccia ghiacciata della montagna di Amel è nascosto tra crepacci frastagliati e nevi eterne. Il luogo dove si trova la dimenticata scuola dell'orso è un segreto ben custodito. Quello del grifone. Dol Dulocche. Una tana di mostri unica nel suo genere, brulicanti di orrori e abomini. Perfino un Witcher ci penserebbe 2 volte prima di mettere piede in questo angolo d'inferno. Barrett l'onnisciente, fiocco di neve. Gerd. Una serena assordante. Oh. Ok. Opposta alla danneggia di uno. Aveva l'incarico di sorgere un drago, una sirena e una strega, ed era costantemente braccato da un cavaliere vendicativo, cacciatore di taglie e banditi, ciò nonostante aveva sempre l'occasione per farsi una mano di Gwent. LOL. Roland di Belém, Gaetan. Gaetan. Coen. Con la forza pari è quella di Coen in un valore pari al potenziamento di Coen. Oh, carino. Mai creare uno scontro equo. Il combattimento, vantaggio e opportunità rappresentano un lago della bilancia. Ci piace. E basta. Dai, caruccio. Bello. Tra l'altro potremmo. Ma questa costa poco, possiamo anche crearla. Ma sì. Quelle con costo 200 ce le facciamo. Tanto. Tanto vale. Sì, qua mi piace anche a livello di descrizione. Devo dire che non è mica male. Mica, mica male. Quindi tre carte. Gerd, sì. Facciamo questo. E tra l'altro fra 11.000 pezzi di carta possiamo letteralmente prenderci coso. Ok, carino. Molto, 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 molto carino. Carte neutrali e carte leggendarie. Va bene, carte neutrali. Facciamoci un nuovo mazzo, allora. Witcher, cosa abbiamo? Elrond di Larvik.
Oddio, se non vogliamo provare a farci un mazzo dedicato a lui come Witcher, potrebbe essere anche carino. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Dato che su questo potenziato, adrenalina 4. Chiaramente non essendoci una fazione per appunto i Witcher veri e propri del lupo. Ok. Allora, nuovo mazzo. Belli settentrionali. E possiamo provare a fare magari. Accumulo. Perché di unità alleato? Muro di scudi. Mobilitazione. Ispirazione reale. Osso mossa. Alleato, recupero 2. Dai, proviamo. Non ho mai fatto un mazzo accumulo, per cui potrebbe essere carino, molto carino. Allora, prima di tutto, Erland Larvik, di Larvik. Tutte le unità del tuo mazzo. E ci piace. Vai. Poi, Azur. Se abbiamo qualche incantesimo che metteremo dopo, penseremo. Nidaran di ulivo. Presenza di uno per ogni Witcher che controlli, quindi va giocato abbastanza verso la fine. In questa presenza tutte le carte di valore 3. Berengar. Va bene. Avevo il Griffone Witcher alleato in una copia base di Adepto del Grifone. Sono due. Questo, molto carino. Ranger del Grifone, per unità sulla fila opposta. Legge di un'unità nemica. Sì. Mentore del grifone anche ci sta. Ok. Ci può stare anche questo. Ok. Allora, abbiamo praticamente 11 carte. Già così. Questo può essere carina perché di evoca non ho tantissimo. Mi cerca controlli. Leo non è male in un mazzo del genere. Allora, facciamo tutte le carte, mettiamo Witcher, voglio un mazzo Witcher, letteralmente un mazzo Witcher. Quindi, cosa possiamo fare? Dai, tre unità nemiche di 1, io che perdi un round e prendi in mano questa unità. Bella, ma forse non necessaria. Nel suo combo di battaglia, anche Witcher nella tua mano, nel tuo mazzo. Questa potrebbe essere una bella opzione. Con almeno 9 di forza. Oddio, questa può essere carina. Oppure, a fine di ogni turno alleato su potenza di 1. Di 2 unità nemica. Ogni volta che metti in gioco un'unità Witcher riduce il gruppo di 1. Bello. La forza di un'unità solo un Witcher nella range di 6. Mi sta bene.
Ha aumentato il costo, ha aumentato anche un po' il loro coso. Adrenalina 4, va giocata però questa. Ok, unità ci siamo. Ci mancano 8 carte. Quindi, 8 carte per 64 punti. Cosa sono ancora? 7? Tipo... Sette come valore. Possiamo mettere lui oppure togliere la dicitura Witcher e vedere di mettere qualcos'altro. Tipo. Mantenendoci a tema. Filtro di Petri, presente di un'unità alleata e fornisce fervore. Potrebbe essere carina. Altrimenti, tutte unità di una fila. Può essere simpatico. Del tuo mazzo in cima al mazzo. Sì. Carte neutrali un po' che ne ho, va bene. Unità alleata mi sta bene. Di carta di tipo 8. Evocazione di Azur. Metti in gioco un'unità più forte del tuo mazzo. Bella. Ok. Allora. Potremmo metterci un bracchetto che comunque sono un 3 punti e gratis, letteralmente. Abbiamo ancora 4 carte. Sempre da 8 però possiamo usare come costo di reclutamento. Allora, un tuono ci può stare in un mazzo del genere decisamente bene. Vediamo di costo di 6 cosa abbiamo. Una fila alleata, lei. Ah, ci buttiamo, magari anche una carta da 10, magari. Una carta da 10 può essere carina. Attenzione, se prende su come di battaglia. Sì. È una carta da 9. Potrebbe essere carino, magari usare uguale. Beh, Dio, Nenne che potrebbe essere molto carina. Oppure potremmo usare Escal. Tra l'altro accumulo. Oddio, non è che ci servono tantissimo come abilità a livello di carica questo. Cambia abilità? Vediamo, possiamo cambiare qualcosa di diverso? Tipo... Ti do un'unità alleata. Sì, piuttosto. Cambia abilità. Quindi 8. E con 8 ci diamo Principessa Tennis. Oppure Visigota di Corvo. Mi piace. Ok. Va bene, mi piace. Aspetta però. Rinomina. Witcher. Settentrionale. Vai. Molto, madò, che belle queste illustrazioni, però, cavolo. Giochiamo un altro 5 carte leggendarie, va bene. 5 carte neutrali.
Facciamo così, facciamo anche così, proprio druido in tutto per tutto. Alla grande. Tra l'altro qua ci mettiamo... Ho questo suo, molto figo. Madonna mia, che spettacolo. Oppure il dorso mutazionale, direi. Che bello questo qua della caccia selvaggia di questa nuova stagione, però. No, no, dorso mutazionale. Voglio The Witcher. Alla voglia. Mentre moneta ci diamo questa qua di Azur. Occhio divino? Occhio divino, sì. Allora. La strada in cui si gioca con un sterile speciale che ogni volta che metti in gioco un'unità ne evochi una copia di con uno di forza all'estremità della sua fila. Uno due in croce. Boh dai, un po' più di tempo che gioco, dai. Poi ho preso un po' più di espansioni nel tempo, che comunque quelle ogni volta ti davano un dorso di volta in volta. Proviamo, vediamo come gira. Vediamo un po' come gira il bel ragazzone qua. Ok, allora. Vediamo un po'. Lui mi va bene da potermi tenere per giocare poi. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Witcher, Witcher, Witcher. Questo lo togliamo, abbiamo detto. Un altro Ranger. Abbiamo veramente l'intero set Grifone in campo. Ma... Per ogni Witcher che controlli. Adepto del Grifone. Scudo, può essere carino. Dai. Allora, cominciamo con l'adepto del grifone. Dato questo potenziamento alleata. Adepto del grifone. Potenziamolo anche. Che bellezza però. Allora, amico Ed Dog, cosa farai? Tra l'altro devo cambiarmi anche titolo, che Spada del Destino ci sta, ma il Witcher mi intriga parecchio. Unità nemica, poi evoca un'unità fuoco. Però, amico mio, non hai visto che avevo lo scudo, mi sa. Ok, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobbiamo giocarlo con 4, adrenalina 4. Ogni 4 unità alleata, se sul filo di unità c'è un Witcher. Una carta nella tua mano. Ok, può essere carino, adrenalina 4, prendi due unità che hai pescato. Potremmo giocare. Questo potrebbe starci. Del grifone no, non mi interessa per ora. Facciamo così. Va bene. Barricata, fine del tuo turno, se ne già di uno, poi evoca un fuoco.
D'accordo. Aspetterei a giocarla un pochino. Però piuttosto giochiamoci lui. Ivo di Belaven. E un bel po' di potenti danni da poter fare. Togliamogli uno scudo a lui e potenziamo Ivo. Decisamente potenziamo Ivo. Decenti, d'accordo. Evoca altri due. Mi sta benissimo. Il prossimo round possiamo giocare. Abbiamo detto lui. Così avremo un super potenziamento. Ci giochiamo questo adesso. Potenza di 4, unità alleata. Quindi potenziamo lui. Evochiamo lui. Witcher studente. Giochiamo così. Così abbiamo un potenziamento. Facciamo tac. Meno 2 e tac. Così. Ok. Bella che quando copia, trasforma una carta, gli dà anche il potere che aveva di principio quella carta lì, oltre che ripristinargli i punti salute, diciamo. 6 carte, ancora 2 carte. Potremmo giocare anche il nostro amico Vesemir. Tra l'altro, come funziona questo? Se hai non oltre la quantità di carte specificata. Non oltre. Quindi me da 4 o meno. Cosa unità focus sulla fila alleata? Ok, mi sembra il momento giusto sulla fila opposta di giocare lui, direi. Più 7. Perfetto. Ma sai che ti dirò che non mi dispiace. Cazzo, ho dimenticato di usare il potere. Non mi dispiace affatto. Tutte le unità che hanno uno di forza per ogni unità di sua potenza di 2. Aver avuto Geralt con il distruggi carte da 9 in su, non mi avrebbe fatto schifo sto giro. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Qua facciamo danni di un'unità nemica. Così. E facciamo unità alleata. No, cazzo. Pensavo fosse lui, pardon. Ok. Provvidenziale, Barchetto. Provvidenziale. La vuoi giocare così, sul serio? Mi sta bene a me. Mi sta decisamente bene, anche perché è quello che posso fare anch'io. Ma prima potremmo fare magari tac, tac. Quello non possiamo, questo possiamo. Possiamo potenziarci magari lui. 46, quindi ci possiamo giocare. Piuttosto che non questo, potrebbe essere intrigante. Il Witcher della fila lo mettiamo quindi qua. A posto. Fine round, ha danneggiato e si è bloccata. Va bene. Carino, molto carino. Allora, ad hoc, cosa mi tirerai fuori? Fuoco presenza di uno, tutta l'unità iniziato della fila. 53, bello. Bello, bello, bello.
Facciamo così. E possiamo fare magari così. A sto punto magari tac 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 tac. Cazzo, posso usare lui? Maledizione, è anche il mio potere. Ah, me lo dimentico sempre. Sicuramente farò un mazzo per tipo. Decisamente devo fare un mazzo per tipo. Beh, un mazzo Witcher per tipologia di fazione. Figata. L'amico ha passato. E passiamo anche noi. Lui però ha ancora il suo potere, che può evocare 5 fuchi. Quindi questo lo togliamo. Una carta dal tuo mazzo in cima al mazzo. Potenza di uno tutte le unità del tuo mazzo. Ok, questa si può giocare subito. Ciao, Ximog. Questo può andare bene, ma lo togliamo. Sì, mi piace, mi piace. Tac. Pillars of Eternity, tu mi chiedi. È un bel gioco, è un gran bel gioco, è un GDR occidentale molto bene, visuale isometrica. Se ti è piaciuto Divinity o se ti piace Dungeons and Dragons, compralo proprio a occhi chiusi. È un capolavoro da quel punto di vista. Se è il tuo genere, proprio vai tranquillo, vai liscissimo. D'accordo. Ah, però aspetta, immunità. Cosa fa immunità? È stato per quella carta, non può essere bersagliata manualmente. Quindi comunque bigliamo un più 12 dopo. Bello. Il mio genere però sarà gratis su Epic Games. Allora un attentivo taglio, tanto un gioco gratis è un gioco gratis alla fin fine. Ci sta la grandissima, direi. Allora, io farei questo e farei retrovie, questo qua, così ci mettiamo in cima, magari. Aumenta più forte del tuo mazzo, in questo caso qua non va bene. Ci pigliamo magari questo, sì. È così. Dai. Se vuoi giocare in multiplayer, non ne ho idea. Purtroppo non ne ho la minima idea. Okidoki. Allora, abbiamo due carte e due carte. Metto in gioco il mazzo, poi rimescolo. No, meglio questo. Ok,
Vorrei giocare sui server privati di WoW? No, no, non è per me, onestamente. Mi intrigherebbe provarlo il gioco, ma non in quel modo. E dammit. No, se mai giocherò WoW, giocherò sui server quelli ufficiali. Vediamo un po'. Potete vedere tutte le unità grande. Bello. Bella compattuta, mi è piaciuta. Ok, dai. Magico, assolutamente, poi ci sono server fatti abbastanza bene. Sì, ma non dico di no, dico semplicemente... Merda. Dico semplicemente che... Se devo giocare, preferisco giocare su quello a pagamento, personalmente, ti dirò. Per una questione anche di correttezza per gli sviluppatori. Sì, proviamo a giocarcela in questa maniera. Ok, no, dai! Ah, ok, pensavo si fosse ritirato. Dai, che cazzo. Ok. Presentiamo il ragazzino e via. Così nel fuoco sono un'unità alleata. Che teoricamente abbiamo vinto. Che bucio di culo. Per tenerli aperti. Sì, per carità, non dico di no. Però onestamente, se devo giocare, preferisco avere un qualcosa di ufficiale. Tutto lì, è una mia scelta. Semplicemente. Bello. Bello, 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 bello. Mi piace questo mazzo, molto carino. È girato forse male. Però non mi è dispiaciuto. Rivendica. Avanti. Metti in gioco 10 Witcher. Chiudi. Tra l'altro, allora. Ok, Avatar. Bene, abbiamo un po' chi da poter scegliere. Mi sa lo stile di questo disegno qua di Siri. Era molto, molto, molto carino, secondo me. Però questa probabilmente è la più bella Siri che ci sia come Avatar. Molto, molto carina. Sebbene questa sia meravigliosa, effettivamente. Cyberpunk si comincia. Forse giovedì riusciamo a giocare già. Vedo l'ora, guarda. No. No. Potrebbe starci anche. No, troppo pomposo. Qualcosa di un pochino più semplice, beh, ho questo. Tema cyberpunk? Non vedo l'ora, ci sta. Dove giocherai, caro? PC, console?
Beh, questo tema Zirael mi piace. Spada del Witcher, gatto bellicoso. Venente del solstizio d'inverno, Ence Verne. Mazza unicorni, il Witcher. Madonna, mazza unicorni è letale. Contratti, va bene, punteggio classificato, merda. Carta preferita. Carte leggendarie. Mi segna le carte leggendarie qua. Penso siano le carte dorate, me le considerate leggendarie, non ne ho idea onestamente. Vabbè, noi proviamoci. Facciamoci magari un'altra partita, 23-26. Si può fare tranquillamente, ma prima voglio vedere di questo mazzo. Io ho qualcosa che danneggi? O soltanto cose che potenziano? Ho solo cose che potenziano, mi sa. Sì. Dobbiamo crearci qualcosa di nuovo. Nuovo mazzo, scheleghe. Mardroema, ogni volta che gioca una carta d'alchimia, cura un'unità alleata. Furore del mare, furia patricida, rituale ursino, vampata di gloria. Ci sta, ci sta. Mardroeme mi piace. Voglio The Witcher. Ci andiamo a mettere. Allora, assolutamente lui. Unità nemica danneggiata. Vai. Lui. Armatura pesante mi sta bene. Ci può stare. Danneggia di 3. Danneggia di 3 anche l'unità nemica. Mi sta bene. Mi sta bene anche lui. L'arrow quartiermastro anche. Facciamo così. Ok. Bene, 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 bene. Ta-tam. Ta-ram. Con i Witchers invece, cosa possiamo buttargli qua? Abbastanza di carino. Prova delle erbe? Assolutamente. Questa non l'abbiamo creata? Non l'abbiamo creata. Questa era carina da creare, magari. Mutazione selettiva. Questa è carina. Mentore dell'orso in più mi sta bene. C'è un Eskel, va bene. Una 9 di forza, questo può essere Caruccia. Vai. Quindi ci mancano 8 carte e 60 punti.
Quindi, evocazione di Al'Zur. Ci pigliamo anche il bracchetto, quasi quasi. Tuono. Quindi passiamo al 6 come costo. Abbiamo decotto di Giga Scorpione, danni di un'unità per 6 volte. Ok, va bene. Mi sta bene anche lui. Il tuo turno è quello di uno tutte le unità di questa fila. Guarda il contenuto del tuo mazzo dalla prima all'ultima carta. Se puoi squadrare il mazzo, puoi mettermi una carta in fondo. Oddio, molto relativo quella come carta. Nel senso è carina, però non ho niente che possa combare con questa. Sicura di uno, può essere carino. Facciamo così. Oddio, in realtà potremmo fare anche così. Abbiamo tre carte. 621, quindi tre carte da 7. Gli possiamo dare. Allora, signora del lago, che ci sta. Teshamutna, spada. Molto bella. Potremmo anche crearla, magari. Mi piace. Mi rimane una carta da 9 da poter dare. È una carta da 9 intrigante, potrebbe essere. Tu cosa fai? Una carta più a sinistra della tua mano e una carta leggendaria casuale della tua fazione nel tuo mazzo iniziale. Bello. Bello, mi piace. Altrimenti più cosa faceva? Non possono essere potenziate. Beh, carino. Rinomina. Witcher Skellige, vai. Vediamo un po' come va la questione adesso. Gioca. Tra l'altro, aspettate un attimo. Oh, bello. Quindi il primo finale sarebbe la regina d'inverno in questo coso. Carino. Altra regina dell'inverno. Perché lampeggi tu qua? Ok, ah, così a caso, ne lampeggia uno questo, poi lampeggia. No, lampeggia sempre questo. Ciao, canterino, alla prossima. Così e gioca. Ah, questo è male. Questo è molto male. Ah, questo è il primo mazzo che faccio delle Skellige, per cui sarà un po' complicato, immagino. Allora, il bracchetto lo togliamo subito, abbiamo detto. Facciamo così. Questo mi va bene. Un'unità nemica si usa di scudo, altrimenti danno di 5. Unità per 6 volte. Ok, danno di unità alleato con Witcher. E ti porta il tuo mazzo. Ok, carino.
Basta uno di questi, ok. Potremmo prendere una carta scelta con adrenalina. Beh, Dio, questo potrebbe essere intrigante. Così, subito. Ok. Bueno, 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 bueno. Te più forte del tuo mazzo. Te più forte del mio mazzo potrebbe essere lui. Quindi non vorrei rischiarmelo adesso. Così, dai. Potenza di 2. No, questo va distrutto tipo istante. Unico modo per provare le carte, questo è forse più efficace che non leggere base le descrizioni. Okidoki, allora. Witcher pedina. Noi potremmo anche giocare proprio easy peasy questo, tipo. Perché no? Un bracchetto. Allora, io fossi in lui passerei tipo subito. Non varrebbe forse neanche la pena perderci ancora tanto tempo e sprecare carte. E invece no, venendo un'unità nemica, evocatore Witcher studente della via opposta. Ecco come funziona. Ok, ci sta. Ci sta la grande, mi piace. Allora, decotto di Giga Scorpione di uno unità per 6 volte. Va bene, va bene, va bene, va bene. Signora di Lago.
Nashi. What are you gonna do, eh? E questo facciamo a lui, direi. Di 4 unità. Va bene. Ok. Comunque ho fatto più di 100 ore su Persona 5. Grande, dove sei arrivato, caro? No, questa mi piace. L'invocazione dell'azzurro è carina, ma forse non è così efficace. In questo caso. Ma sì, osiamo. Chiaramente mi ha giocato lui. Sono nel palazzo di Shido. Buono, cavolo, molto buono. Ah, hai visto che a febbraio esce il seguito? Persona 5... non mi ricordo che nome ha, però esce il seguito di Persona 5 prima che fosse nato la Royal Edition. È un musou, esce sia su PS4 che su Switch. Figata, gran figata. Ok. No, non vale la pena. Vai. Oddio, altre 100 ore di gioco? Bah, oddio. Beh, no, forse ne valeva la pena, effettivamente. Quindi lui vincerà questo round, mi state dicendo? Sì. Ha vinto il round, va bene. Ci sta. Cazzo, bellissima. Chi sei tu? Heimdall. Uno di unità di quella fila ficata. Bella mossa. Vale la pena giocare anche le altre due, effettivamente. Facciamo così. D'accordo. Sì. D'accordo. Tornare mica con almeno 9 di forza. Potrebbe essere interessante. Comunque sono un 3 punti che schifo non ci fanno. Quindi unità alleata danneggiata.
Io azzarderei. Poi ci giochiamo questo, poi in caso giuro che si può ragionare su questa mano, direi. Pam pam para pa pam 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 pam. Allora, questa non vale più la pena. Dai, cosa giocherai, amico mio? Incognito. Pam 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 pam. Se in mano del mazzo si trasforma. D'accordo. Allora, devi unitare mica. Incursione dal tuo mazzo. Non ha carta incursione, immagino. Ora giochiamo questa. Direi molto buono. Se fosse stato di cosa dobbiamo giocare lui, perché sì. Se per impostare a 12 una di queste non mi farebbe schifo per niente, direi. Per avere un'altra carta leggendaria mi intriga, mi titilla, direi. Ovviamente non è già un nemico. Vabbè. Onesto. Uno Svalblu fanatico a destra e a sinistra questa carta. Vabbè, un più 8 che non fa schifo. Strikers, 23 febbraio del 2021 in Occidente. Esattamente. Esattamente, piccolo Paci. Cazzo. Ha avuto un buscio di culo grande come una casa. Però, anche noi. Bello. Mi è piaciuto. Ne è già unita 5 volte. Carta leggendaria, grande. Ah, abbiamo preso questo. Prossimo turno c'è questo qua.
Noi per arrivare alla fine dovremmo spendere quanto? Vediamo, 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 vediamo per curiosità. 47 euro, anche no, grazie. Chiudi. Missioni dei viaggi d'azzurro, grande. Allora, cosa abbiamo? 5 partite stagionali, 10 per carte neutrali. Proviamo. Un continuo di Persona 5 Royale, salvo un continuo di Persona 5 normale, in realtà. Tu praticamente togli tutto il DLC della versione Royal e avresti il seguito di quello. Ci sta, nel senso, non ho idea di come funzioni il tutto, onestamente, però non ho mai visto un cazzo di questo Strikers. Per cui, boh, vedremo. Vedremo, vedremo. Ok. Vabbè, completa. Dai. Sensuale Royal. Beh, la Royal è il gioco definitivo, nel senso che come hanno pensato che doveva andare a finire. Che poi a conti fatti, se tu ci pensi, bene o male, il finale ultimo della Royal è a conti fatti lo stesso che avremmo avuto anche col gioco base. Ha soltanto una parte in più. Tutto lì. Questo è male. Questo è molto 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 male. Ho sbagliato tantissimo. Ma tantissimo ho sbagliato. Cazzo, ho letto male il funzionamento della carta. Diamine. Ehi, Dio mio. Ah. Pam pam pa 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 pam pam param pa pam pam pa pa pam. Ah, brutto merdone. D'accordo, ok. Cos'è che fa questa? Questa è una carta. Ah, molto 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 male. Ma ti ora si sposteranno tutte queste, oh mio Dio.
49, va bene. Drenar 5. Justice, that is what I seek. Can I come down now? Dai. Questa ha fatto un sacco di bua. Questa ha fatto veramente un sacco di bua. Ha fatto un turno pauroso, veramente pauroso. Ma anche il nostro non è stato così malvagio, onestamente, però. Potrebbe valer la pena giocare lui, evocare lui magari. Sì, perché no? Allora, una carta a tua scelta con adrenalina. No, adrenalina, ok. E rinunciamo a questa. Ce andiamo a fare anche così e ce andiamo a fare anche così. Sì, perfetto. È un bel testa a testa. Però mi sa che vince lui, lui è un mazzo sicuramente pensato apposta per una storia del genere, anche perché va che razza di combo che si è fatto lassù in alto. In mano, però, esatto, noi abbiamo avuto la sfortuna di iniziare per primi. Sfortuna. We'll uphold the knightly values of Japinus. That is our quest. Beh, così sarebbe ottimo per nell'ottica del prossimo turno. Punteggi così alti comunque. Un paio di volte li ho visti, anche tipo 130, 140. Però sì, spesso in queste modalità stagionali è molto semplice arrivarci, dai. E perché comunque ti permette di evocare il doppio delle carte. Lascia sta. Facile questa live la ricaricherò sul canale YouTube questa. Tanto per salvarmi, diciamo, l'unboxing qua della Way of the Witcher, visto che abbiamo fatto anche un minimo di piccola analisi. Ciao Pacci, alla prossima. Volevo registrarlo, però poi ho detto facciamolo in live, dai, tanto. Oh merda. È stato un discorso molto 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 stupido questo, amico mio.
Ho sbagliato probabilmente. Io avrei giusto spostato. No, però era un nemico, quindi no, ci sta. Allora. Posso pigliarmi tutti i potenziamenti e giocare magari una carta. Che non sarebbe male come cosa. Come carta più forte noi potremmo evocare. Chi potremmo evocare? Lui. Oppure lui. Quindi. Potere. Potere, potere, potere su. Lui. 120. E io mi dimentico sempre che posso potenziare. Va bene. Hai fatto almeno un 6-7 punti, cazzo. Vabbè. A prescindere mi sa che mi tocca passare comunque a me. Ok, lui deve giocare per forza di cose una carta, quindi noi possiamo. Quindi finiamo in una situazione di parità di carta, bene lui vince il round, il che è un po' male come cosa, però vabbè. Più che altro mi era totalmente inutile questa carta qua adesso. Oddio, in realtà no, poteva essere comunque efficace. Vabbè, ho fatto io la cazzata. Non è ma problema, dai. Ah, passa... Ah, preferisce tenersi una carta in più, quindi. Ma dai. Ok. Allora, questo teniamo. Mi state dicendo che devo tenerla? Vabbè. Ascoltiamo i messaggi del gioco. Completa per il pescaggio, sì. Succederà un attenzione, sì, perché così lui userà una carta adesso per vincere il turno. Perché io sicuramente non andrò mai nella vita a usare le carte con lui in una situazione di vantaggio così. Vediamo, vediamo un po'. Si sarà reso conto di non aver avuto carte decenti per la sua strategia? Vabbè, ok. È un GG molto poco guadagnato, però... va bene. Meh. Allora, apriamoci il baule che abbiamo perso. Che abbiamo aperto, guadagnato prima durante il viaggio. Che brutto vedere vuoto qua, madonna. Mancano i miei box. Carta della minchia, vabbè. Abbiamo letteralmente quasi tutte le carte del gioco, per cui dai, ci sta. Se non tutte il buon 60-70% anche 80% delle carte. Ci può stare. Allora, arrivo il compenso. Perché mi lampeggiano cose a caso ogni tanto? Un ornamento speciale. Perché mi stai facendo un tutorial di cose? Gioco. Allora. Abbiamo un sacco di punti. Allora, l'idea iniziale mia era quella di puntare a queste cose qua basiche, in modo da andare avanti in ordine, oppure proseguire con il cinghiale, che è andato abbastanza a cazzo di cane, o buttarmi sulla Way of the Witcher, anche perché poi andremo a sbloccare tutte le varie ricompense di ogni singolo eroe, ogni singolo Witcher. Ma no, che figata. Impazzisco. Ma pure buttiamoci qua sulle cose stagionali.
Però stagionali poi ci obbliga, ci convertì di qualsiasi modalità. Oddio, queste sono anche abbastanza semplici. Vediamo di queste, sebbene non ne abbia decisamente bisogno. 5 partite stagionali. Avatar Seguccio da caccia selvaggio, carino, dai. Se giocassimo molto più frequentemente, se avessi il modo di giocarlo anche sul telefono, sarebbe abbastanza simpatico come cosa. Dai, facciamoci Way of the Witcher. Voglio vedere la lore, come si sviluppa. Ma toh, che bellezza però. Bellissima. Ah, possiamo fare anche direttamente così, tipo... Se sblocchiamo direttamente l'eroe. Ma se tu giochi su telefono ti aggiorna i progressi, qualora lo ripresti su da PC? Sì. Sì, sì, è un cloud praticamente dell'intero sistema. Cioè, tutti i saltaggi sono nei server di CD Projekt, quindi letteralmente tu qualunque progresso fai viene costantemente salvato. È una bella figata. Su Azur girano molte storie, voci e leggende. Alcune lusinghiere, altre avvilenti, alcune eroiche, altre diffamanti. Purtroppo, le sue vere imprese che esaltavano le sue virtù erano regolarmente messe in ombra da calunnie e maldicenze. Quanto sono belle queste cose, però, cazzarola. Ah, adoro questo discorso qua di storie, di lore che mettono. Infatti un giorno voglio farmi un tipo un video o un file audio in cui leggo tutte, diciamo, queste cose qua di tutte le varie espansioni. Sarebbe una roba da mettere nella podcast di The Witcher che ho in mente da un bel po'. Mi piacerebbe un sacchissimo. Cavaliere o reietto, genio o ciarlatano, eroe o delinquente, è difficile fornire una risposta esaustiva, specialmente quando si parla di un mago che trascende l'ordine naturale delle cose. Ok, Ryla, bene, chiudi. Tra l'altro, voglio vedere un attimino se questi abbiamo sbloccati. Anche qui, quante robe che sono da fare. Bordo di Kaerseren. Kaerseren, letteralmente. Ok, con tutta la lore di Lusua. Spettacolo. Meraviglioso. Di Ryla la caduta invece cosa mi tiri fuori? Ah, le fogne di Visima. Canali di Visima. Logico. Spettacolo. Salamandra nascondiglia. Quindi ogni fazione qua ci sblocca il rifugio. Esatto, il luogo delle varie fazioni. Spettacolo. Bello. Tanto ci pigliamo tutto questo, visto che ci siamo. Tanto chiavi ne abbiamo a manetta proprio. Wednesday. Wednesday. Non era il mercoledì di solito, il Wednesday? Vabbè, no, non indaghiamo. Va bene così. Allora, lore. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Azur era una figura ambigua, né malvagia né buona, poiché egli si cimentava in imprese tanto virtuose quanto disdicevoli, tanto idealistiche quanto miserevoli. Forse la natura conflittuale di Azur era imputabile al fatto che le sue azioni erano in gran parte dettate dai ricordi di una persona completamente diversa da lui, una donna che credeva nella bontà e nel sacrificio che per essi diede la vita. Oh no! Tristissimo! Oh. E leggersi questa cosa qua subito fa da tutto un altro gusto e senso alla storia del viaggio.
All'altro Way of the Witcher. Spettacolo, bellissimo. Ovvero sia di suo. Dai, figata. Carino, chiudi. Tra l'altro, qui abbiamo fatto un sacco di rubine. Cazzarola. Allora, siamo lo stesso pari della Crimson Curse, letteralmente. Mi ha sbloccato tutto quanto, anche lì, vado. Diciamo che di positivo c'è di questi viaggi che ti danno un sacco di possibilità di ottenere un sacco di chiavi. Immagino che più andremo avanti con la classifica, qua nella standard, più chiavi otterremo al cambio di, diciamo, del mese. Per cui tecnicamente dovremmo puntare ad andare sempre più in alto con questo livello qua. Io più del 20 mi sa che non sono mai arrivato, e tipo mi dà una cosa come 7 o 8 chiavi, tipo. Il viaggio facilita un botto questa cosa, anche perché ti dà la possibilità di farne anche un centinaio a stagione ogni 3 mesi. Forse anche di più in realtà, per cui è molto 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 interessante. Per cui, signori, io direi che per oggi potremmo concludere, anche perché domani si torna a lavoro, purtroppo. È stato letteralmente un piacere tornare a giocare a Gwent, quindi infatti mi sa che un giorno a settimana glielo voglio dedicare. Voglio tornare a dedicarglielo, dai, anche perché ci sono un sacco di cose da fare, un sacco di missioni, e ne vale la pena, dai. Per cui, detto questo, grazie mille a tutti per la bella compagnia e ci vediamo alla prossima. Buonanotte e buone volte. Ciao belli.